Ciao a tutti ragazzi, benvenuti ad un nuovo video. Oggi i preferiti del mese di febbraio, un mese corto ma denso. Per chi non conoscesse il format, questo è un video chiacchiericcio in cui vi parlo in totale libertà di quello che ho visto, letto, ascoltato durante questo mese. Per cui mettetevi comodi e iniziamo subito. Cominciamo come sempre dalla categoria musica, che questo mese ci ha regalato tante gioie, a partire dal fatto che Florence Plus The Machine ha tirato fuori un nuovo singolo bellissimo che è ormai nella mia playlist giornaliera, cioè quella che ascolto ogni giorno, ovvero King. Non penso che io debba presentarvi Florence Plus The Machine, penso che li conosciate tutti, io in particolare idolatro Florence Welch, per me lei è una divinità. Tra l'altro, Florence Plus The Machine mi ha fatto venire voglia di ascoltare altra musica Brit. In particolare ho rispolverato il mio amore per i London Grammar, che non so perché, ma era da anni che non li ascoltavo più in maniera costante. Loro fanno un tipo di musica un po' diversa rispetto a quella di Florence, meno rock e più elettronica, ma anche più ambient, oserei dire. Insieme a, e poi ho scoperto appunto anche Bonobo. Sì, Buongiorno Ilenia, io non l'avevo mai sentito, non lo conoscevo, mi dispiace, però lui è un altro artista che fa un tipo di musica molto evocativa, molto rilassante, anche quasi da colonna sonora, ecco. Altra canzone da colonna sonora che ho ascoltato tantissimo è Conquest of Space di Woodkid. Vi ho parlato tante volte di Woodkid, però appunto se cercate un sound, delle vibrazioni un po' da film, da videoclip, da colonna sonora, lui è l'artista che fa per voi. Conquest of Space è stata, penso, la canzone che ho ascoltato di più a febbraio, insieme a Moth to a Flame di The Weeknd. Io amo The Weeknd, passiamo da un genere all'altro perché adesso ci siamo spostati sull'R&B pop, però The Weeknd è veramente un artista che mi rendo conto ascoltare tanto perché è il mood di ogni giorno, nel senso che qualsiasi sia il mio stato d'animo, io ascolto The Weeknd e mi rilasso tantissimo. È anche un po' malinconico quest'ultimo album, sicuramente più profondo rispetto agli altri, infatti anche la copertina, lui c'ha una faccia molto invecchiata, molto segnata, quindi c'è sicuramente qualcosa anche in più rispetto agli altri album, però per me è la musica della sciallezza, The Weeknd, cioè la modalità scialla. Tra gli artisti popolari è uno di quelli che ascolto più spesso. A proposito di pop, è uscito un nuovo singolo di Banks, artista che io amo e apprezzo tanto. Sicuramente è più sulla scia della nuova Banks, quindi suoni meno sperimentali, meno particolari, ma si riconferma una grande voce. Cioè, a me piace tantissimo il modo in cui lei usa la voce, per certi versi mi ricorda anche un po' Sia, se vi piace, insomma, quella voce un po' aggraffiata, un po' roca, altalenante, diciamo, non con note non sempre perfette, non sempre pulite, vi consiglio assolutamente Banks. Il nuovo singolo si chiama Holding Back. Per la categoria musica mi fermo qui, passiamo alle serie TV. Vi anticipo che i film li salterò perché non ne ho visti questo mese, ultimamente sono completamente all'asciutto di film belli. A proposito, se non so, vi viene in mente qualche film che potrebbe piacermi, consigliatelo sotto nei commenti, come se avessi un blocco dei film e guardo solo serie. È assurdo, ma mi rendo conto che è da mesi che non guardo un film dall'inizio alla fine, non vado tanto al cinema. Adesso andrò al cinema a vedere Batman, però voglio dire, non è più una mia grande abitudine quella di andare al cinema. Un po' mi dispiace perché io quando abitavo in un'altra casa andavo al cinema ogni settimana perché praticamente ce l'avevo sotto casa ed era proprio, cioè andavo in pigiama, in tuta, in qualsiasi condizione, approfittavo, non so, degli spettacoli da 3 euro serali, insomma, avevo proprio un rituale, andavo spesso da sola, mi piaceva proprio. Adesso invece ho proprio un po' perso l'abitudine, vorrei recuperarla perché mi rendo conto che il cinema sia un'esperienza del tutto diversa, a casa non riesco a guardarmi bene i film perché interrompo spessissimo la visione. Non mi piace vedere i film in questo modo perché perdi completamente il senso di quello che stai vedendo. Invece la mia attenzione è sempre più tarata sul minutaggio delle serie TV. Quindi mi rendo conto che se io sono a casa e guardo un film, difficilmente lo porto a termine senza pause, senza interruzioni. È proprio difficile per me. A volte li guardo proprio in più giorni, come se fossero delle serie TV.
Vabbè, comunque, se vi vengono in mente i film rilevanti che avete visto ultimamente, questi ultimi 2 anni, diciamo, perché da 2 anni che non sono molto aggiornata sul cinema, fatemelo sapere. Serie TV, invece, ho fatto una follia, come avete potuto vedere probabilmente dai miei vlog, ho ricominciato a vedere Lost, in questo momento sono alla terza stagione. Devo dire che è vero che è una delle serie TV più belle mai fatte, ha fatto la storia della televisione, sto cercando di capire se trovo un senso in più rispetto a quando la vi per la prima volta, perché ho fatto diversi rewatch di Lost, ma non l'ho mai vista fino in fondo, fino alla fine. Ecco, ho sempre riviso determinati episodi, determinate stagioni, in particolare dei miei personaggi preferiti, e poi quando la passavano in televisione, ma non ho mai fatto un rewatch dall'inizio alla fine con le conoscenze che ho adesso del finale, quindi vorrei un po' riprendere le fila. Devo dire che tante cose continuano secondo me a non avere senso, nonostante il rewatch, ma ho fiducia, ho fiducia. In generale, il grande merito di questa serie il fatto di aver costruito tantissime storie bellissime, perché ogni personaggio ha il suo spazio, ogni personaggio è scritto benissimo, cioè è veramente quello il grande pregio della serie, è emozionante, parla di vita a 360 gradi, quindi quello è il vero, la vera profondità, il vero insegnamento della serie di Lost, al di là del fumo nero, degli orsi polari, eccetera. Altra serie invece che sto guardando ogni settimana, praticamente da gennaio, e quindi ho continuato a guardarla anche a febbraio, è Euphoria. Devo dire la verità, la seconda stagione non mi stava facendo impazzire, ma ci sono stati degli episodi, in particolare il quinto e il settimo, cioè l'ultimo che è uscito, che possiamo dirlo tutti insieme, sono i migliori della serie in generale, quindi non solo sono i migliori della stagione, ma sono i migliori della serie proprio nella sua totalità e sono veramente la meraviglia totale. Peccato che la stagione di per sé non abbia la compiutezza, secondo me, e la necessità drammatica che aveva la prima stagione, che era molto coerente, si capiva un po' dove stava andando a parare, c'era un percorso. La seconda stagione è più la logica del videoclip, che è sempre stata la logica di Euphoria, nel senso che non era una serie che aveva tutti gli episodi perfettamente incollati insieme, era più un ogni episodio un personaggio, ogni episodio una storia particolare, un focus, un approfondimento. Però veramente questa seconda stagione fai un po' fatica a capire che cosa ci voglia dire la serie, ecco. Quindi è un po' più verticale su, cioè l'interesse dello spettatore secondo me è verticale su alcuni personaggi. Altri li abbiamo completamente persi per strada. C'è Cat, completamente abbandonato come personaggio, completamente rovinato. Ho capito che ci sono stati degli scazzi con i produttori, fra l'attrice e i produttori. Ok, però non, insomma, è indice di poca compiutezza narrativa il fatto che mi abbandoni un personaggio per strada. Jules, anche lei è completamente abbandonata. Cioè, gli unici che sono un po' sono sbocciati in questa stagione sono Lexi e Fats. E basta. Poi il resto è un po', diciamo che è su di loro che c'è il maggiore interesse, oltre che Maddie per me. E poi l'unica costante probabilmente è Rue. Comunque dicevo che questa seconda stagione è più, insomma, non voglio dire all'arrembaggio, però quasi, nel senso che non c'è una compiutezza, una precisione come c'era nella prima stagione, è un po' per i fan, ecco, ormai è molto molto estetica, girata da Dio, musica incredibile, è molto un esercizio di stile, ecco, più che qualcosa in più da dire rispetto alla prima stagione, però ci piace sempre tanto. Altra serie che sto guardando un po' col cardiopalma e un po' dormendo è L'attacco dei giganti, perché anche qui abbiamo degli episodi sconvolgenti, cioè si alternano episodi sconvolgenti, pieni di svolte, pieni di colpi di scena, ad episodi pallosissimi, cioè da 2 settimane che mi sto addormentando costantemente vedendo 20 minuti di episodio, quindi NCS, insomma, non ci siamo molto. Stanno riempendo un po' di filler gli spettatori. Ho paura che non arrivino mai a raccontarci la storia per intero, che quindi dovremo aspettare poi un film. Vi dico che se sarà così, se non ci daranno una degna conclusione, io mi leggerò il manga e vaffanculo, perché da ormai 2 anni che sto aspettando, quindi non ce la faccio più. Datemi la risoluzione dei misteri, datemi le soluzioni perché non ce la faccio più. Ok, finito il capitolo serie TV, passiamo al libro. Allora, ho letto tanti libri, tutti devo dire molto belli, sono soddisfatta di tutti. Probabilmente quello di cui vi ho parlato di meno, perché vi invito a guardare il mio video sulle ultime letture dove ricapitolo un po' quello che ho letto a febbraio, però quello di cui non vi ho ancora parlato
e che sarà appunto nelle puntate successive delle ultime letture, è Tra le nostre parole di Keti Kitamura, un libro brevissimo, 147 pagine, originale e particolare, sicuramente non fa per tutti, lo anticipo, perché è un libro pieno di non eventi, mi viene da dire non tizie, come direbbe Marco Betello. Inizialmente può sembrare quasi un thrillerone, quasi un procedurale, addirittura un legal, perché parla di un interprete di origine giapponese che va a lavorare all'AIA per la Corte Internazionale di Giustizia e ha a che fare con crimini di guerra, genocidi, cioè comunque cose anche abbastanza pesanti, con imputati che hanno un carisma eccezionale perché sono dei leader politici, ma ovviamente sono leader politici che spesso si sono macchiati di appunto crimini indicibili. E lei fa da interprete fra la corte e appunto gli imputati. Potrebbe sembrare appunto che si apra una narrazione in questa cornice di tipo procedurale, processuale, diciamo così, invece no, cioè non c'entra niente. Lei fa delle riflessioni sulla sua vita quotidiana, quindi non è, non parte nessuna indagine, ecco, non c'è nessun mistero. Nonostante questo, però, ogni pagina è ricca di tensione. Perché lo so, la Kitamura ha questa capacità di creare tensione anche nelle scene più quotidiane, perché crea tensione nei rapporti tra le persone. Rapporti tra le persone dove centrale è il linguaggio, non è un caso che la protagonista sia un interprete, perché lei fa proprio da ponte fra lingue diverse ed è una straniera in terra straniera. È una riflessione molto pacata, ma allo stesso tempo potentissima. Il modo in cui le lingue cambiano il tuo modo di essere, la tua identità. Cioè, questo libro è un libro molto quieto, quasi rilassante, cioè lo leggete come se stesse leggendo una trama quasi senza intoppi, liscia, che procede quasi senza conflitti, ma in realtà ci sono micro conflitti, micro crepe negli edifici che lei ci mostra in questa cittadina, che è ovviamente una città che si trova in un paese che è famoso per la sua neutralità, ma che in realtà nasconde sotto questa sua patina di estrema civiltà qualcosa di profondamente marcio, come tutti gli esseri umani d'altra parte, profonde sofferenze. E quindi questo è un libro sull'osservazione del reale, l'osservazione del quotidiano. È quasi un esercizio di sensibilità, ecco. Tant'è vero che il titolo originale è Intimacies, proprio perché è difficile superare le distanze tra gli individui ed entrare nel loro mondo interiore, nella loro intimità. Particolarissimo, ecco, uno tra i libri più particolari che io abbia mai letto. Non è per tutti perché molti potrebbero non vederci nulla, proprio perché è una serie di osservazioni surreali, quindi magari alcuni potrebbero trovarlo noioso o inconcludente. Insomma, cioè, è chiaro che questa non è una letteratura che colpisce tutti, ecco, però io sono rimasta veramente incantata. Poi mi è piaciuto molto anche Benvenuti nell'Antropocene di John Green, che è un libro completamente diverso. Qui non c'è nessun lavoro stilistico, secondo me, particolare, perché non è un romanzo, ma è un libro di non fiction. Sono tanti piccoli saggi, tante piccole recensioni ai prodotti dell'antropocene. La selezione ovviamente è totalmente random, nel senso che, per esempio, si recensisce la tastiera QWERTY, si recensisce che so, le oche del Canada, si recensiscono i pinguini del Madagascar, CNN, Piggy Wiggly, a caso veramente il Decathlon accademico, internet, lo strafilo cocco, l'aria condizionata, gli orsacchiotti di peluche, cioè veramente random. Però è un libro che mi ha colpito molto per come è scritto, perché non ci sono mai riflessioni banali, a parte che l'ho trovato estremamente divertente, perché John Green è veramente piacevole da ascoltare. Lui è famosissimo per aver scritto una serie di libri young adult che hanno avuto molto successo, ma è molto sottovalutato invece nel suo lato comico, che invece per me è di gran lunga superiore, perché secondo me i suoi libri spesso sono cheesy, cioè sono un po' melenzi, stucchevoli. Invece in questo libro lui riesce a diciamo equilibrare bene la parte umoristica con la parte un po' dei buoni sentimenti, perché comunque lui è uno scrittore positivo, nonostante sia
una persona che non nasconde i suoi problemi di salute mentale, non nasconde i dolori, i lutti che ha subito, le malattie che ha avuto, un sacco di difficoltà come tutti, però è capace veramente di grande speranza. C'è questo libro che ti racconta tante cose che non vanno bene dell'umanità, ma anche tante cose che gli infondono coraggio e voglia di fare, voglia di partecipare all'umanità. È veramente un libro carinissimo, cioè a me è piaciuto veramente tanto, ne ho letto un capitolo ogni tanto nel corso di queste settimane e mi ha dato tanti spunti, tanti capitoli mi hanno commosso nonostante parlassero di cose banalissime, tipo la storia del Monopoli, io mi sono messa a piangere. Cioè ci sono un sacco di storie che ignoravo del tutto, è pieno di aneddoti personali, di aneddoti storici, ci sono un sacco di citazioni letterarie, è proprio uno di quei libri che ti ispirano ed è forse un libro che non è brillante, ma ho capito perché rientra tra le classifiche dei libri più belli del 2021, perché è veramente ricco di meraviglia e ricco di spunti. Poi passiamo alla categoria random. Questo mese ho anche fatto uscire Malalingua, il mio podcast, una riflessione sul linguaggio che cambia sotto l'influenza dei media, in particolare dei social media. Vi invito ad ascoltarlo se non l'avete ancora fatto. Quindi categoria random colonizzata da un mio spottone, ok? Poi oggetto del mese. Allora, oggetto del mese abbiamo due cose che mi stanno facendo impazzire, anzi tre cose, incredibile. Allora, la prima è questo borraccioncino. Allora, l'ho preso a caso su Amazon perché la mia borraccia che io uso ormai da boh, 5 anni, 4 anni, non ricordo neanche più, probabilmente l'avete vista in tanti su Instagram sicuramente, in tanti momenti della mia quotidianità, comunque ha il beccuccio rotto, quindi non va bene per portarsela in giro visto che perde. Allora io random, sapete quegli acquisti un po' impulsivi, cioè mi serviva sta borraccia perché dovevo andare in giro, l'ho presa random così istintivamente su Amazon. E non è che mi ero resa conto delle dimensioni, perché è veramente gigantesca, è una creatura, praticamente un bambinello. Quindi non posso portarla in giro perché è veramente grande. Quindi poi dovrò comprare un'altra borraccia un po' più dalle dimensioni più sensate, ma per stare a casa questa è fantastica perché vi aiuta veramente tanto cioè almeno aiuta me, poi non so gli altri, però a me aiuta veramente tanto a tenere traccia di quanto bevo, perché ci sono giorni che bevo con un cammello, giorni in cui non bevo niente e 2 litri è la dimensione giusta che voi dovreste bere ogni giorno, quindi vi aiuta a tenere traccia col tracker dei vostri progressi. Un acquisto inutile e sbagliato si è rivelato invece una delle cose preferite del mese, quindi sono molto fiera di questo. Altra cosa che invece è stato un regalo, ma lo volevo da tantissimo, è questa tazza di Seletti, si chiama, fa parte della collezione Hybrid, cioè la collezione che ha due stili completamente diversi, due fantasie diverse insieme in tazze, piatti, insomma tutto quello che serve per la casa. Ne approfitto per sorseggiare il mio tè, la sto usando quotidianamente. Io amo tutto quello che fa Seletti. E in particolare bramo tantissimo le lampadine con gli animali, ma in generale devo dire che è una di quelle aziende italiane insieme ad Alessi, di design per la casa che io amo. E ogni anno compro un pezzo perché ovviamente sono comunque cose costose, ma ogni anno prendo qualcosina. Altro preferito del mese, questa è veramente una specie di ossessione, ve ne parlo sempre su Instagram perché io in realtà ho una collaborazione con loro su Instagram e le amo, quindi ve ne parlo anche qui su YouTube, ed è la candela nera di Ava & May. Sono uscite queste set di candele nere, ma la mia preferita è questa delle Hawaii. Il nome preciso è Mauna Loa Vulcano, perché ovviamente è dedicato al vulcano Mauna Loa. Allora, è diventata un'ossessione perché? Perché dovete sapere che uno dei miei profumi preferiti in assoluto è quello del caffè. Fare le candele al caffè è un po' particolare, perché comunque la fragranza potrebbe risultare un po' troppo forte, ok? Ma questa è perfetta, perché comunque essendo cere di soia naturale, non sono particolarmente nauseanti, anzi, ma comunque sono persistenti, quindi trovano secondo me il giusto equilibrio, cioè fra tutte le candele che ho provato queste sono le più giuste, ecco, per l'ambiente di casa mia. Io comunque ho una casa molto piccola, quindi è facile che una fragranza, soprattutto perché io accendo sempre
sempre le candele, cioè una mia proprio fissa, è facile che tutto diventi, cioè che il clima diventi soffocante, diciamo così. Invece questa è la giusta combinazione. C'è il tabacco e non so come spiegarvi, ha un po' di sentore affumicato così, però proprio leggerissimo, quindi non è quella roba che entri e dici che cazzo c'è il barbecue? No, ve lo giuro, è buonissimo, cioè no, non so neanche come spiegarvelo, è strabuono. E tra l'altro le candele nere si abbinano perfettamente, oltre che alla mia anima, anche a casa mia, perché casa mia invece è sui colori del chiaro e devo dire che questo set di candele nere sveglia un attimo, attira un attimo l'attenzione. Vi lascio il codice che è sempre quello, cioè Ilenia Trai, e vi dà diritto al 50% di sconto. Vi lascio anche nel box in descrizione i link. Passiamo alla parte beauty, alla parte vestiti, accessori, insomma la parte diciamo fashion. Allora, poca roba come al solito, io non compro spessissimo trucchi e cose di skincare, devo dire la verità, cioè non lo faccio a un ritmo mensile, ecco, spesso passano 2 o 3 mesi, anche di più, soprattutto per il make-up. Però c'è una segnalazione che voglio assolutamente farvi di skincare. L'avete visto probabilmente dappertutto, è famosissimo, sono l'ultima arrivata, non sono certo io la prima a mostrarvi il detergente di CeraVe. Allora, io devo dire che ero scettica perché tanti prodotti vengono pompati dalla community di YouTube, di Instagram e poi si rivelano, non dico scarsi, difficilmente mi è capitato di comprare un prodotto consigliato dalla community che poi non fosse buono, però neanche questi risultati incredibili. Difficilmente le cose presentate con tanto entusiasmo poi sono all'altezza delle aspettative, ecco, si rivelano all'altezza delle aspettative. Ecco, questo non solo si è rivelato all'altezza delle aspettative, ma le ha superate totalmente, perché io purtroppo, come penso tante persone, insomma, in inverno squamo proprio, cioè ho la pelle veramente secca. Questo detergente è pazzesco, fatto con acido ialuronico. Ialuronico, sì, ok, perché ho avuto qualche difficoltà. Ed è miracoloso, cioè vi lascia la pelle stramorbida. Pur pulendo, ecco, non è quel detergente che non vi lascia morbidi perché lascia tutto il sebo e quindi siete unte praticamente. No, lava in profondità e vi lascia la pelle idratata. È incredibile. Cioè, io da quando lo utilizzo, cioè da 2 settimane, sono in paradiso ogni volta che mi devo lavare la faccia. Tra l'altro, io non mi trucco in maniera estremamente pesante, diciamo così, e ve lo consiglio anche per proprio rimuovere gli ultimi, diciamo, gli ultimi residui di trucco, perché lo trovo molto delicato, soprattutto sugli occhi, rispetto a tanti altri detergenti che magari sono aggressivi, nonostante non abbiano neanche potere struccante, però sono abbastanza aggressivi. Quindi questo è il prodotto migliore di skincare degli ultimi, non so, 10 anni per me. Quindi felicissima di averlo incontrato, non lo lascerò più. Se avete altri prodotti di CeraVe da consigliarmi, fatelo perché voglio veramente innamorarmi, abbonarmi, dare tutti i soldi a questa azienda. Per quanto riguarda il fashion, invece, per quanto riguarda vestiti e accessori, mi sono fatta un autoregalo, un po' per il compleanno, un po' per premiarmi del duro lavoro che sto portando avanti con il podcast, con la programmazione video, eccetera, eccetera. Mi sono fatto un regalo. Mi sono comprata la Snapshot di Marc Jacobs e posso dire è stato uno degli acquisti migliori della mia vita. Io compro spesso borse, cioè le borse mi piacciono molto. Non mi piacciono le. Non sono, diciamo, una che compra borse di lusso perché non penso valgano i miei soldi. Non sto dicendo in generale, intendo i miei soldi, cioè preferisco comprare altre cose, però sono una che spende investendo spesso su brand anche Made in Italy. Vi ho fatto vedere Euterpe, che per me è una realtà meravigliosa. Cioè, mi piace molto premiare l'artigianato anche per quanto riguarda la gioielleria. Ogni tanto, però, ci sono dei prodotti popolari, ecco, del mondo del lusso medio livello, ecco, non quello alto alto, che tra l'altro non potrei neanche permettermi, che attirano la mia attenzione. In questo caso la Snapshot, che ho visto in tantissime serie TV, in tantissimi scatti qua e là su Pinterest, su Instagram, eccetera, eccetera, era la borsa che io ho detto questa è la borsa perfetta. E infatti è così, perché questa è fondamentalmente una camera bag, cioè un marsupio, in cui inserite cellulare, portafogli e un pacco dei fazzoletti, perché questo ci sta dentro. Però io mi trovo benissimo. Innanzitutto, devo dire che la trovo comoda per il mio utilizzo quotidiano, nel senso che io ormai questo è diventato il mio portafogli, infatti di Euterpe.
Amo questo brand, questo è un portafoglio color basilico, questo è il mio portafogli. Il cellulare, ormai io sono passata all'iPhone mini perché io non, cioè soffrivo veramente tanto con l'iPhone di dimensioni gigantesche, non riuscivo a, mi cadeva continuamente, mi scivolava nonostante la cover, non, mi faceva malissimo la mano, invece la dimensione mini per me è perfetta, quindi ho il telefono mini, il portafogli ormai che è una sottiletta e un pacco di fazzoletti, io campo così. La mascherina anche è sottilissima, quindi non c'è problema e ci entra tutto, è rigida. È colorata, quindi ottima per i miei outfit total black. In generale io amo molto il blu. E niente, per me è la borsa perfetta, ormai la uso quotidianamente per tutto. Bellissima. Ma è comunque un investimento, sono, io l'ho pagata 260, quindi comunque un prezzo considerevole, ma per essere una borsa firmata comunque non è neanche tanto, quindi è abbastanza accessibile, diciamo così, e l'ho trovata veramente un ottimo investimento. Ho visto che c'è su Vinted, però secondo me i prezzi non sono così tanto convenienti, proprio perché avendo un prezzo già abbastanza accessibile, su Vinted non fanno grossi sconti, quindi ve la vendono veramente praticamente allo stesso prezzo. Comunque se volete guardare, prego. Io l'ho comprata nuova semplicemente perché questo colore che volevo assolutamente io non c'era, quindi questo giallo freddo, questo blu, questo azzurro non c'era su Vinted e quindi l'ho presa a prezzo pieno, ma devo dire non pentita. Bene ragazzi, il video preferito del mese finisce qui. Io come al solito vi lascio tutte le cose di cui vi ho parlato o quasi qui sotto. Trovate la pagina Ko-fi se volete sostenere il canale con un simbolico caffè tramite PayPal e i link che trovate sotto di solito sono affiliati, quindi ricevo una piccola commissione sul vostro acquisto, ovviamente non a vostro carico. Trovate qui sotto anche i miei social se volete seguirmi in altre meravigliose lande di internet. Ricordatevi di ascoltare i miei podcast e ricordatevi di ascoltare Malalingua e basta. Un bacione a voi, la vostra mamma, e ci vediamo al prossimo video. Ciao!